Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, il podcast di Le Case Books. Io sono Giacomo Brunoro, a fianco a me, come sempre, Jacopo Pezzan. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Torniamo a parlare di un caso storico che noi trattiamo da sempre, siamo stati tra i primi a parlarne e a scriverne. Abbiamo pubblicato, ricordiamo, un audiolibro e un libro, che è quello della Mala del Brenta, perché in occasione del compleanno di Maniero, per i suoi 70 anni, è uscito un articolo francamente discutibile. Perché insomma, neanche un'intervista, una chiacchierata, un dialogo tra Maurizio Dianese, storico giornalista del Gazzettino e autore anche di una biografia scritta insieme a Maniero, quindi conosce molto bene l'ex capo della Mala del Brenta, un'intervista che ha fatto discutere. La riassumiamo brevemente. Maniero, come al solito, piange il morto, dice che ha paura, che rischia per la sua vita, che lo vogliono ammazzare, infama un po' di ex componenti della Mala, dice che il Doge, Giampaolo Manca, non ha mai fatto parte della sua banda, anzi lo insulta pesantemente, e tra l'altro anche qui si apre tutto un filone di polemiche con Manca che ha risposto sui social, eccetera, eccetera, eccetera. Però a me quello che sconvolge è che senso ha, che messaggio si lancia a intervistare un criminale condannato, pluricondannato e che poi di fatto non ha mai scontato gli anni che avrebbe dovuto scontare per vari motivi, ma ne abbiamo già parlato tante volte, per i suoi 70 anni. Cioè, non è che stiamo parlando di una star della TV, un politico, cioè, stiamo parlando di un criminale. Io l'ho trovato una cosa un po' fuori luogo. Sì, ma in effetti a ben guardare questo fenomeno qua sembra tendere sempre di più ad assomigliare a quello del dissing che c'è Sì, 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 sì. tra i gangster rap americani che si scambiano o tra i trapper queste accuse a distanza che poi sfociano, ecco, cioè di solito il percorso del dissing è prima il dissing e poi si arriva alla violenza, quindi abbiamo fatto il percorso al contrario, cioè prima c'è stata la violenza, adesso arriviamo al dissing, però non so, forse è un mezzo di comunicazione nuovo, qualcosa che serve per attirare l'attenzione, serve per vendere dei libri, non lo so. Allora, Cioè. sicuramente Maniero così lancia dei messaggi, lo ha sempre fatto, pare che ci sia un nuovo libro, una nuova biografia che lui scriverà, lo ha detto, probabilmente gliela scriverà Dianese, adesso sto ipotizzando, quindi prendete con le pinze quello che dico, e quindi sta cercando ulteriore pubblicità. Però mi sembra che si sia un po' perso il senso della sua figura, cioè non stiamo parlando di uno simpatico che ha un po' fatto qualche sciocchezza, stiamo parlando di un criminale feroce che ha nero su bianco una serie di omicidi a suo carico, più tutto quello che ne consegue, e che viene ancora trattato un po' come un simpatico Robin Hood. Quello mi lascia un po' perplesso. Sì, quello lascia sicuramente perplesso, anche perché, voglio dire, in teoria non si dovrebbe nemmeno dare spazio o voce, cioè ci lamentiamo in Italia dei problemi reali, non hanno voce, la gente che ha realmente dei problemi non riesce ad avere visibilità perché non si riesce ad arrivare nei grossi media, eppure qualcuno che invece ha fatto quello che ha fatto regolarmente, con cadenze quasi ormai semestrali o trimestrali, riesce ad avere grossi spazi. Sì, e poi sempre senza contraddittorio, perché è quello che stupisce, cioè parla sempre un po' come siamo abituati nei telegiornali, le dichiarazioni dei politici, no? Ognuno dice la sua dichiarazione, quando cioè, l'intervista nasce proprio per mettere in difficoltà l'intervistato, non per compiacerlo. E questo è Qui un po' un siamo malessere al diffuso. limite tra il dissing, un misto tra il dissing americano e le interviste a certi expat che sono macchiati di delitti terroristici in Francia piuttosto che in altre zone protette che venivano raggiunti e potevano senza contraddittorio Esatto. dire la loro. Quindi anche lì è sollevata negli anni una grossa polemica, ma diciamo che è un po', tra virgolette, un malcostume probabilmente dei nostri media, che Sì. insomma affonda le radici in anni e anni di ricerca, ecco, del cattivo di turno a cui donare magari una certa, chi lo sa, verginità, non lo so. E invece, sempre per parlare di questa storia, voglio anche andare io a aprire un piccolo dissing, questo concedimelo,
Perché nella seconda edizione del nostro libro, Felice Maniera la Mala del Brenta, seconda edizione che se non sbaglio è del 2021 o 2022, comunque insomma in quegli anni lì, noi avevamo scritto chiaramente che secondo noi Maniero era andato di nuovo in prigione, ricorderete, era stato imprigionato poco prima che scoppiasse lo scandalo, la situazione legata al Covid, per aver picchiato la moglie, la compagna, e avevamo ipotizzato, anzi, avevamo detto che secondo noi questa mossa era dovuta al fatto che lui temeva la scarcerazione di alcuni ex della banda, soprattutto Marietto Pandolfo. Presi in giro dallo stesso Manca, abbiamo i commenti, quindi carta canta, che dicevano figuratevi se Maniero ha paura, ma cosa vi inventate, insulti, eccetera. Un mese fa esce l'intervista a Maniero in cui dice ho paura di essere ucciso, lo Stato mi deve proteggere, e mi vogliono far la pelle, eccetera, eccetera. Quindi forse quello che avevamo scritto noi 3 anni fa non era così campato in aria, giusto per mettere i puntini Sì, sulle i. direi di no, vedi, alle volte a pensare male si fa anche bene, insomma, cioè, pareva anche abbastanza lineare come ragionamento, eppure all'epoca abbiamo suscitato un certo tipo di reazioni anche colorite, Sì, anche andatevele a vedere nei perché commenti. ricordiamo che Maniero ha potuto fare la vita che ha fatto perché ha fatto condannare centinaia di persone, quindi non è che abbia Sì. uno o due nemici, ce ne sono tanti che hanno fatto tanta galera. Poi spesso sono disadattati, no? Lo stesso Maritana è già tornato in galera dopo poco che era uscito, Sì, proprio notizia pochi fresca di giorni, qualche sì. settimana fa, lo stesso. Pandolfo ha avuto dei problemi, quindi probabilmente l'imprinting profondamente mafioso non riescono a toglierselo di dosso. Probabilmente no, non lo so, secondo me la domanda invece provocatoria è cosa sa ancora Maniero che potrebbe essere problematico per lo Stato, da tanto da tenerlo in qualche modo in pugno. Ah beh, certo, ma i messaggi li sta lanciando, perché forse l'avevo raccontato in una vecchia puntata, ma l'anno scorso eravamo grosso modo ad aprile, prima che scoppiasse appunto questa grossa polemica sul Maniero che ha bisogno di essere difeso, e anche qui poi potremmo interrogarci sul perché lo Stato dovrebbe difendere un criminale che comunque ha saldato il suo conto con la giustizia e ha gli stessi diritti che abbiamo io e te, forse anche un po' meno visto quello che ha combinato. Un noto avvocato padovano mi aveva detto che aveva la certezza che si era presentato alla caserma dei carabinieri di Legnaro, quindi Legnaro, per chi non lo sapesse, una località della Padovano, un po' frizzantina, mettiamolo così, cioè, c'era tutto un movimento criminale in parte legato, in parte contrario alla Mala del Brenta che c'era da quelle zone, e si presenta alla caserma dei carabinieri tale Luca Mori e dice ho perso la carta d'identità, devo fare una carta d'identità nuova. Ma Luca Mori non è altro che l'identità fittizia di Maniero, e quindi il piantone se lo vede davanti e corre a chiamare il capo e viene fuori un po' di caos. Che secondo me è un messaggio, cioè tu stai lanciando un messaggio perché in quei casi l'identità fittizia non è che ti possono cambiare la carta d'identità così, entra in gioco il ministero, tutta una serie di cose. È un chiaro messaggio che Maniero lancia per chiedere aiuto e poi probabilmente non ha funzionato ed è andato sui giornali. Però mi domando, è lecito aiutare, anche in questo modo una persona come questa? Chiediamolo ai nostri ascoltatori, ma cosa ne pensate? A, è giusto aiutare un pentito? Ma anzi, Anzi, no, lui ha detto che non si è mai pentito, esatto, eh. l'altro appunto, Lui è un quindi collaboratore di giustizia. collaboratore, un dissociato, ecco, chiamiamo, usando un'addizione non più in uso. È giusto e soprattutto cosa secondo voi può ancora avere, che assi ha nella manica per potersi permettere questo tipo di atteggiamento? Bravo, secondo me hai toccato proprio un punto centrale. Lui sa ancora qualcosa, forse non ha detto tutto. Quello che mi stupisce, perché poi sono andato a guardarmi appunto i vari video, qualche commento in giro, Manca ha risposto personalmente alle offese di Maniero, che ha detto appunto, gli ha detto peste e corna. Quello che mi ha stupito però è vedere nei commenti sotto tanta gente che inneggiava a Manca dicendo ah tu sì sei un vero mafioso, non hai mai parlato, non come lui, adesso non con queste parole, ma più o meno il senso era quello, Maniero un infame perché appunto ha tradito tutto, però commenti che denotano una mentalità che è mafiosa, cioè che quindi persiste. Quindi non so se il gioco del dissing, perché oggi va tanto di moda fare il gangsta
sfoci anche in atteggiamenti di questo tipo o se resiste una mentalità di questo tipo. Io spero di no, spero che siano casi isolati e diciamo degli imbecilli che commentano non sapendo nemmeno cosa dicono. Spero proprio che sia questo, anche se ho paura che qualcosa di più concreto, purtroppo a tutte le latitudini in Italia, ma non solo, ci sia sempre. Quindi resiste la fascinazione ancora per questi miti negativi. Noi, vi ripeto, abbiamo provato a raccontarli senza bavagli, senza addolcire la pillola, perché la realtà non è affatto dolce. Stiamo a vedere come evolverà questa situazione, perché già noi avevamo parlato che quella malattia del Brenta, tu avevi coniato questa espressione, è una situazione non risolta e tutto quello che succede lo conferma. Giorno per giorno vediamo che ancora non siamo arrivati probabilmente nemmeno alla punta dell'iceberg in realtà. Vediamo anche perché ormai questa è la classica situazione da proverbio cinese, basta stare seduti sulla riva del fiume che presto o tardi qualcosa passa. E allora vediamo cosa succederà, noi sicuramente ci torneremo, stiamo preparando anche una nuova edizione del nostro libro sul caso di Maniero della Mala del Brenta, perché appunto abbiamo una serie di testimonianze nuove che aggiungeremo, però aspettiamo perché la situazione è ancora calda. Per il resto, vi ricordo il nostro nuovo canale Telegram, nuovo insomma è da qualche settimana che c'è, però se volete iscrivervi ci trovate. Su Telegram, True Crime Diaries è il nome del canale, e poi iscrivetevi qui su YouTube, su Spotify, sugli altri social. Siamo un po' dappertutto, siamo pronti a discutere con voi. Fateci sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao!